Allora, buongiorno a tutti. Oggi è la volta di Francesco Ranaudo in questo ciclo di seminari che, come sapete, un po' tutti che avete partecipato a quelli precedenti, in particolare a quello di sabato scorso, è incentrato sulla Svizzera, in particolare su Zurigo e più specificatamente sulle attività che Ranaudo, insieme ai nostri altri ospiti, alla Boller che ha parlato la volta scorsa e dell'Endice che parlerà il prossimo sabato, sostanzialmente diciamo, si concentrano sull'attività di ricerca di questi tre ingegneri ed architetti che facendo a un certo punto della loro vita professionale, una scelta, sono approdati per l'appunto in questo contesto accademico e da anni lì svolgono l'attività di ricerca nell'ambito della formazione di diverso livello, come si dice da noi in Italia, ovvero del dottorato di ricerca. Abbiamo sentito la Boller la volta scorsa, trentina, laureata a Trento. Oggi invece è la volta di Francesco Ranaudo, che invece si è laureato a Napoli. Per questo ho invitato la professoressa Mirante, presidente del Consiglio di Corso di Studi di Ingegneria di Architettura di Napoli, che probabilmente sarà con noi, forse non da subito, più tardi, e spero che abbia la possibilità appunto di collegarsi, come mi accennava ieri, ma sicuramente se non sarà oggi con noi lo sarà sì, il sabato prossimo e concluderà quindi questo ciclo di seminari con un suo intervento. Francesco Ranaudo ovviamente ci parla di sé e parlandoci di sé ci parlerà di un qualcosa, di un universo di esperienze diverso da quello degli altri. Un universo molto molto variegato, se vogliamo anche frammentato volutamente, ma non per questo meno interessante e soprattutto meno utile per quella che è stata fino ad oggi la sua crescita professionale e di ricercatore, tutto sommato, perché possiamo dire che con questo approdo all'ETH di Zurigo, tutto sommato, questo suo momento potrebbe aprire ad altri momenti di approfondimento, di allargamento di questa dimensione accademica che in questo momento lo riguarda nella fattispecie dottorale. Appunto, una esperienza molto, molto variegata che lui cercherà di cui cercherà di evidenziare in particolare un aspetto di cui ci parlava proprio ieri sera, cioè questo muoversi, no, in una sorta di confine più o meno stretto, più o meno largo, quindi un territorio che sta tra la ricerca e la professione, su cui lui costantemente si è spostato per tutto il periodo di post lauream e quindi diciamo di preambolo alla professione, poi di nuovo università attraverso l'ETH. Io quindi, senza allungarmi troppo e senza voler aggiungere altro, lascerei a lui la parola e che sicuramente intratterrà in questi minuti col suo intervento e quindi non aggiungo altro, per l'appunto sto zitto e passo la parola a Francesco. Grazie Francesco per essere qui, grazie agli altri naturalmente, grazie a tutti coloro che ci continuano diciamo, a seguire. Vedo anche la professoressa Tosone, ringrazio anche lei, concluderà come al solito questo incontro di oggi e il nostro organizzatore italo-svizzero, tale Andrea Benincasa, prima della Tosone, diciamo, farà alcune sue riflessioni nel merito di questo nuovo universo di esperienze che l'hanno visto protagonista come organizzatore principale. Grazie a Buongiorno a tutti. tutti. Grazie Perfetto. Francesco. Allora, condivido il mio schermo. Vediamo se riusciamo. Solo un secondo. Perfetto. Allora, grazie a tutti per avermi invitato, per averci invitato a noi di Zurigo. La cosa che mi colpì quando Andrea mi ha contattato era il fatto di poter legare i percorsi di noi tre, tanto diversi, a un stesso risultato, quello di approdare all'università dove lavoriamo adesso. E infatti, se qualcuno di voi, dell'audience, ha visto l'intervento di Giulia, vedrete che il mio percorso è
molto diverso da quello di Giulia, però alla fine siamo arrivati alla stessa più o meno cattedra, più o meno, diciamo noi due siamo entrambi nell'ambito dell'architettura e delle strutture all'Università di Zurigo. E un altro aspetto, come diceva il professor Morganti, è che volevo evidenziare il fatto che adesso sto facendo ricerca pura, ho iniziato con ricerca pura, che è praticamente all'università, no? con il master, però durante la mia pratica professionale ho sempre cercato di mischiare queste due cose e credo che questo è un elemento abbastanza comune un elemento abbastanza comune anche per chi di voi deve iniziare questo percorso, perché è proprio il background dell'architetto, no? Una commistione di influenze differenti e percorsi differenti. Questo è il mio curriculum breve, breve non perché l'ho accorciato, ma breve perché non è tanto lungo. Però la cosa quindi ho iniziato con l'Università Federico II, mi sono abilitato come ingegnere e poi sono andato a lavorare in Spagna, a Barcellona, come Inter. Mi sono trasferito a San Francisco, sempre iniziato come Inter, poi come Junior Engineer con Skidmore, Owings & Merrill e sono poi arrivato a Londra dove sono arrivato alla posizione di Senior Engineer. E poi mi sono trasferito prima a Stoccarda e poi a Zurigo per concentrarmi sulla ricerca. Quindi se uno vedesse questo percorso linearmente, potrebbe pensare a un percorso del genere, no, ricerca, pratica, ricerca. Però in realtà quello che succede è una cosa molto più complessa, molto più variegata e credo anche molto più affascinante alla fine. Quindi non dovete mai pensare che qui è un percorso lineare. E non è lineare neanche dal punto di vista geografico. Questi sono i paesi in cui ho vissuto, in rosso, e dove ho lavorato, in cyan, in blu. E ovviamente non ci sono arrivato in una maniera lineare, no? Ho sempre voluto lavorare negli Stati Uniti, studiare negli Stati Uniti, ho sempre voluto andare a Londra, in Spagna, e l'ho fatto, però non come avevo pensato, avrei potuto immaginare. Di farlo. Come diceva il professor Morganti, io ho studiato a Napoli, alla Federico II di Napoli, dove mi sono laureato nel 2013 con un progetto di tesi sul form finding, che credo sia l'elemento più affine agli edili architetti, no? Perché ti permette di unire elementi di composizione, quindi pura architettura con elementi di ingegneria, ottimizzazione e così via. E il mio progetto è un progetto fatto in Tanzania, sono andato lì a progettare questa chiesa e non so bene come ci sono arrivato, ma a un certo punto mi affascinava l'idea di avere queste strutture. Queste che si chiamano post-formed timber grid shells, quindi grid shell post-formate in legno, che all'epoca il professor Sergio Pone all'Università di Napoli, ecco, stava studiando. E praticamente sono delle strutture che funzionano in maniera molto affascinante. Praticamente si stende a terra una maglia quadrata di questi elementi in legno, e poi attraverso spingendola in certi punti in un certo modo si può mettere in forma perché i quadrati della maglia diventano rombi, quindi si deforma, ma senza avere deformazioni plastiche o elastiche nella maglia. Poi si uniscono tutti i punti e l'elemento resta in forma e si possono ottenere cose molto molto complesse. Questa è una foto del Mannheim Multihalle in Germania, progettata da Fraiotto. E quindi mi piaceva l'idea di poter unire la forma architettonica con esigenze strutturali, no? Che era il roof, il tetto di questa chiesa. Però ben presto capii che mi mancavano i tools per fare questa roba qui. Questo vi ricordo che è nel 2012-2013 e all'epoca Grasshopper non era tanto famoso. Sono andato a vedere recentemente quando è stato sviluppato, quando è stato inventato. Mi sembra che era il 2009,
Quindi nel 2012-2013 non c'era molta conoscenza di questo e sono quasi sicuro che sono stato il primo all'Università di Napoli, alla di Architettura di Napoli, a utilizzare questo strumento. E questo poi è stato un po' una costante che mi è sempre piaciuto fare, quella di entrare nella programmazione, nella generazione parametrica delle forme e delle strutture. Credo che questa sia una skill che ogni ingegnere e dire architetto deve possedere, perché è qualcosa che veramente permette di unire la forma con altre esigenze che sono strutturali. Da questo processo, da questa tesi, capii tre cose sostanzialmente. Uno, che mi piaceva parecchio l'idea di innovare, di fare ricerca, di andare oltre quello che mi veniva insegnato all'università. L'altra, che ovviamente volevo un ambiente internazionale, volevo esplorare come queste cose venivano fatte altrove. E la cosa fondamentale è che non sapevo molto di structural engineering, no, di ingegneria strutturale, perché questa è un po' una pecca di architettura, non si può fare tutto, no? Se si ha allo stesso tempo, che sono 5 anni, non si può fare tutto di una materia, no? Quindi si ha un background un po' in tutto quanto, però quando bisogna andare nello specifico, lì ci possono essere problemi. E quindi decisi di fare il sequel, di andare alla Vendetta e andare di nuovo all'università e quindi quindi feci un master di secondo livello, sempre con la Federico II. Il master si chiama Emerging Technologies for Construction dove sono andato nel core dell'ingegneria, in particolare ingegneria sismica ovviamente ho imparato tantissime cose con questo master, ma la cosa fondamentale è che questo master mi permise di andare a Berkeley, all'Università della California Berkeley, perché associato al master vinsi una borsa di studio che pagò le spese per questa esperienza. E questa fu un'esperienza veramente life changing, no? Una di quelle cose che veramente ti cambiano il modo in cui approcci il resto professionale, ma anche di vita, no? E la cosa che un po' mi colpì è il fatto è che quando le persone parlano di Berkeley, vanno a MIT o Harvard o tutte queste università, pensano che in queste università tu possa imparare di più, possa imparare meglio, possa imparare altre cose. In realtà quello che succede è che le cose che ti insegnano sono le stesse, il core, la materia, le tematiche sono le stesse, perché ovviamente non stai facendo una ricerca di alto livello, sei un master, quindi è più o meno un background che tutti gli ingegneri alla fine hanno, no? Però quello che si hanno sono le infrastrutture. Questa secondo me è una foto esemplificativa per me. Questa è la libreria, la Dow Library in Berkeley, che è una delle tante biblioteche, non librerie, biblioteche del campus. E ci sono due cose che a me particolarmente colpiscono di questa, che mi colpirono quando andai per la prima volta lì. Una è la qualità degli spazi. Quindi non so nell'audience da dove vengono le persone, ma all'università, alla Federico II, il caos regna in questi tipi di spazi. E la seconda cosa è la quantità di persone. Io ho speso, credo, metà del mio percorso universitario a cercare un posto dove poter studiare, un posto dove potermi sedere, un posto dove poter mettere la spina del computer per avere elettricità, no? Invece il rapporto studenti-posti in questi ambienti è una cosa che noi ci teniamo. Quindi, terza cosa è, quindi, a parte l'infrastruttura, no? A parte l'opulenza delle infrastrutture e quello che si può ottenere, è le persone che puoi incontrare. E questa è la cosa forse fondamentale di tutto il percorso,
perché seduto vicino a te ci può essere il prossimo premio Nobel per la fisica o per la matematica, che ovviamente scegli di andare a Berkeley, no a Federico II, perché la Federico II nessuno la conosce, Berkeley è molto più famosa, ma alla fine si insegnano le stesse cose. E questo networking che si fa, credo che sia fondamentale. E questo è un po' un aneddoto che ci tenevo a mettere, perché quando stavo a Berkeley ho conosciuto questo ragazzo che stava facendo ingegneria civile e che odiava ingegneria civile. Però non gli piaceva tanto. E a un certo punto mi disse, guarda, voglio lasciare, voglio andare a fare banking, voglio andare nella finanza, però se mi assume questa azienda, e mi disse no, Skidmore, Owings & Merrill, invece continuo, perché questi sono i top del top. Io all'epoca non conoscevo assolutamente questa azienda e non capivo il nome, no? Diceva Skidmore, quindi gli diedi il mio cellulare e mi scrisse il nome randomly in una note sul telefono. Quando tornai in Italia dopo Berkeley, insieme a portare le mutande per un hike o cose del genere, andai a vedere, stavo cercando lavoro e trovai questa nota e andai sul sito web e scoprì che Skidmore e Merrill sono quelli che hanno progettato l'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa a Dubai, e c'era una posizione aperta, applicai e in 2 settimane mi assunsero, cose che credo in Italia, non ho mai applicato per un lavoro in Italia, però il fatto che in 2 settimane passi dal non avere un lavoro a avere un biglietto per andare in California è una cosa abbastanza inusuale. Quando arrivai a Francoforte, il mio primo progetto è stato questa torre, questo grattacielo a downtown San Francisco, quindi a 2 passi da dove lavoravo, io lavoravo più o meno qui, e questa è una torre di circa 140 metri in San Francisco, quindi se si pensa alla storia di S&M in realtà non è niente di che, è un puntino nello skyline, però per me, appena laureato, non conoscevo praticamente niente. Avevo appena un po' lavorato a Barcellona, però dove ho fatto progettazione, però veramente base, era un big step, no? E siamo a San Francisco, quindi nel pieno della faglia di Sant'Andrea, quindi grandissimi problemi di earthquake engineering, di sismica, e c'era uno step in più che S&M voleva fare e voleva entrare nel performance based design. Che cosa succede? Che lo structural code della California non ti permette di avere, ti obbliga ad avere 2 sistemi strutturali per ogni edificio di sopra una certa altezza, perché se arriva un terremoto uno dei due può fallire e resta l'altro. Però questo qua è un costo per l'azienda, è un costo anche per lo sviluppatore, perché si perde spazio, si perdono metri quadri, no? E quindi il codice ti dice che se vuoi eliminare uno dei due, devi fare delle analisi molto più complicate, e questo è il performance based design in parole povere. Questo è è l'edificio, e questo edificio per spinta sismica è un core, quello che si chiama core only building, no? Che praticamente la spinta orizzontale è assorbita semplicemente dal core, dal nucleo centrale di calcestruzzo. Normalmente dovresti collegare questo core con travi alle colonne, e quindi poi c'hai 2 sistemi strutturali. Per progettare questo edificio con performance based design, quindi bisogna modellare tutta la parte non lineare della risposta dell'edificio con la parte non lineare, la parte complicata dell'azione sull'edificio, no? Quindi bisogna fare una tempistry analysis probabilistica della risposta dell'edificio. Quindi è una cosa molto complicata, ma la cosa più importante è che è un tipo di analisi che richiede considerevole modellazione e considerevoli dati da analizzare, e S&M mi mette in contatto con questo tipo qui, che sembrerebbe un pazzo
non lo so, un clown, non lo so, che io non conoscevo in realtà, no? Non sapevo che questa persona con la giacca che si illumina fosse tanto importante, ma questo è la persona che ha inventato, che ha programmato il SAP 2000, che non so per chi, per gli ingegneri che sono nell'audience sicuramente lo conoscono, è uno dei software di programmazione, di progettazione strutturale più diffusi al mondo. E quindi iniziai a parlare con, in realtà con questo ci ho fatto un meeting, però iniziai a parlare con CSI per sviluppare dei codici che permettessero di fare questa cosa qui. E la prima applicazione fu nel progetto delle fondazioni di questo edificio, che quando si fa performance-based design, praticamente il problema che c'è è che ogni elemento strutturale, ogni azione sugli elementi strutturali c'ha una time history, no? Quindi non ha più senso prendere il massimo dell'azione e progettare per quell'azione, perché il massimo di questa azione potrebbe non avvenire nello stesso momento in cui avviene questo qua, e in più il massimo dell'azione, per esempio a taglio o a sforzo assiale su questa colonna, potrebbe non venire quando si ha il massimo del momento su quella colonna. Quindi c'è un problema di trovare una distribuzione delle forze e quindi analizzare una grandissima quantità di dati. Quando sono arrivato, ovviamente io queste cose non le sapevo, e quindi iniziai a farmi degli schemi, no? Dei plot per capire che cosa effettivamente stava succedendo, e quindi iniziai a fare tutti questi, questo praticamente è quello che succede in fondazione, sono il momento ribaltante sulle fondazioni, praticamente nelle due direzioni, e questo è quello che succede globalmente, e iniziai a fare tutti questi grafici così, veramente a base per capire cosa succedesse, no? Poi questi grafici divennero sempre più complicati, e a un certo punto stavo in ufficio a fare questi, il mio supervisor chiamava spaghetti plot, con un classico riferimento alla mia italianità, e quindi tenevo questi spaghetti plot ovunque da tutte le parti per ogni elemento delle fondazioni, delle edifici e così via. E poi piano piano capii che questi spaghetti plot in realtà potevano essere molto utili per fare il training di un machine learning algorithm, per praticamente passare da questa analisi non lineare, che è complicata, no? che richiede un sacco di tempo. Per esempio una simulazione di un terremoto ci impiegava 3 giorni per analizzare, quindi dovevo fare, c'erano 11 terremoti, quindi 22 per long period e short period, e poi 3 baselines, quindi 66 terremoti, quindi 66 simulazioni, ognuna di queste simulazioni ci impiegava 3 giorni su un computer che non si poteva toccare. Quindi non dover fare tutta questa parte di simulazione non lineare permetteva di salvare, di risparmiare tantissimi soldi in termini di all'azienda, alla mia compagnia, perché risparmiava tempo. E poi ho iniziato ad applicare queste teorie, questi giochi di plots e cose varie anche ad altre parti, non solo alle fondazioni. Questo qua è il core dell'edificio, no? Se si applicano lo stesso tipo di io non voglio entrare nel dettaglio delle analisi, poi se dopo possiamo, qualcuno può chiedere qualche domanda, però se si vede come venivano progettati prima questi elementi, si utilizzavano questi questo livello di sollecitazione qui, no? Questa è una forza assiale per il momento, no? Prima che arrivassi io, praticamente utilizzavano queste sollecitazioni qui, tutti questi posti. Quello che feci io è dire: no, guarda, non devi utilizzare questi punti qui, basta che utilizzi la parte centrale di questo spaghetto plot, è un'analisi probabilistica, però sei sicuro che si trova. Cosa significa? Significa che quando vai a disegnare, a progettare l'armatura di questo core, prima di me utilizzavano la linea blu, che significa che devi mettere molta più armatura. Dopo le mie analisi potevi utilizzare la linea rossa, che significa molta meno armatura. Per farvi capire meglio, questo era il progetto iniziale che si sarebbe fatto senza le mie analisi, e questo è il progetto dopo le mie analisi, no? Non so se si capisce, però questi pallini neri sono le barre di armatura che bisogna inserire all'interno del core, e come potete vedere sono una frazione. E la cosa interessante è che un giorno uno dei developers del progetto
mi disse, praticamente, guarda, ci hai fatto risparmiare $500,000. E quello fu il giorno in cui capii che io avevo un lavoro, perché all'epoca ero un intern, e quindi quando mi hanno detto, guarda, hai fatto risparmiare 10 anni del tuo salario, ho fatto, vabbè, allora sicuro mi assumono questi. E poi questo edificio è stato, adesso è questo tipo di progettazione è negli standard del performance-based design, quindi è stato assorbito dagli standard, è stato pubblicato, abbiamo pubblicato un paio di paper su questa roba qui, e questo è l'edificio adesso, questo è il mio primo edificio effettivamente realizzato, purtroppo, non so se si vede però, purtroppo per via del Covid non sono riuscito ancora ad andare lì e a spingere a vedere se si muove un problema. E, ma una cosa che mentre facevo questa roba qui, che comunque è ricerca, no? Non era, non era niente di standard, ma contemporanea il mio capo mi chiese di sviluppare con lui questa idea del dumped out trigger, che praticamente, non so se avete se si conosce che cos'è un trigger, però un trigger praticamente è un muro, è un elemento che connette il core con le colonne dell'edificio, di una torre, no? Questo permette di aumentare molto la rigidezza laterale dell'edificio, perché non c'è più solo il core che mantiene gli spostamenti, ma le colonne aiutano a mantenere questi spostamenti. Il problema è che questi due elementi hanno una rigidezza molto diversa, quindi nel tempo la colonna si muove molto di più del core, e quindi c'è un differential settlement, c'è un movimento differenziale di due elementi, e quindi questo significa che ci sono delle forze enormi in questi muri. E dopo vi farò vedere un esempio di questa roba qui. Però uno dei sistemi che Arup ha inventato è, vabbè, disconnettiamo questi due elementi e ci mettiamo un damper all'interno, ci mettiamo un pistone praticamente che dissipa energia. Allora noi avevamo un'idea di sviluppare ulteriormente questo concetto, invece di utilizzare il dumper che aveva sviluppato Arup, abbiamo pensato, quindi questo è il modo in cui funziona, no, questi due elementi si spostano, quindi qua c'è un dumper, quindi c'è una dissipazione viscosa qui. Però si può amplificare questo movimento con semplici considerazioni geometriche. Qui un po' è quello che il professor Mangandi accennava prima. Secondo me queste idee vengono pure da un background di architettura, no? L'affrontare un problema non semplicemente attraverso un numero, ma attraverso un problema geometrico, no? Che quest'angolo, che questa deformazione è molto più grande di questa deformazione, no? Quindi permette di sviluppare molta più dissipazione energetica. Questi sono concetti che secondo me vengono più da un background di tipo d'architettura, no? Di design. E qui questo è poi il sistema strutturale che abbiamo inventato, che abbiamo testato su un edificio di credo 350 metri, e poi abbiamo pubblicato anche questo. Questo poi è stato sviluppato ulteriormente quando ho lasciato San Francisco e sono andato a Londra. Dovetti lasciare San Francisco perché il mio visto expired, quindi mi cacciarono dagli Stati Uniti, però rimasi con SOM e andai a Londra. E per fare l'analogia con Vivo Vendetta di prima, in realtà è questo. E il mio primo progetto a Londra fu questa torre, Karla Tornet, in Svezia, a Göteborg. E questo è un progetto di una torre, quindi passiamo dai 150 metri del primo edificio a circa 250 metri, 240 metri di questa torre qui. È un edificio che a me piace tantissimo, trovo che il design è fenomenale, io non ho fatto il design, ho fatto solo la progettazione strutturale. Praticamente funziona che ci sono questi quattro angoli, quattro corners che poi twistano, si intrecciano e la torre gira di 90 gradi. E sono 75 piani e la parte strutturale è questo core con outrigger, quello di cui parlavo prima. Quindi questo qua è come funziona. C'è un core e questo core è connesso alle colonne laterali tramite questi muri.
Questi, per darvi un'idea, questo muro sono due piani, quindi sono 6 metri per un metro di spessore per 5-6 metri di lunghezza. E quindi questi qua servono per ingaggiare le colonne e aumentare la rigidezza laterale dell'edificio. Questo praticamente è come funziona. Un piccolo accenno, secondo me interessante, è il fatto che il twisting dell'edificio in realtà non avviene mai nella struttura, è un fake, avviene semplicemente nella facciata perché la pianta dell'edificio in realtà non gira ma viene tagliata. Qui c'è un aneddoto che credo sia interessante perché un giorno venne il partner delle strutture di San Francisco, venne a trovarci a Londra e voleva vedere questo progetto e all'epoca avevamo ancora una colonna che praticamente spostavamo, la chiamavamo Walking Column, praticamente era una colonna che si sovrapponeva a quella di sotto, per metà e quindi si spostava dentro e si spostava fuori. E questo ci permetteva di evitare grandi cantilever, no? Quando se c'è una colonna qui permette di non avere un elemento a sbalzo. Poi lui disse, ma se volete, la frase in inglese, if you want to be a hero, se volete essere degli eroi, levate la colonna. E quindi facemmo un sacco di analisi per levare questa colonna, effettivamente poi l'abbiamo eliminata, ci ha creato un sacco di problemi, però alla fine lo spazio che si crea in questi ambienti, secondo me è impagabile, no? È una di quelle cose che se SOM fosse una compagnia di ingegneria tradizionale, non l'avrebbe mai fatto perché è un sacco di lavoro in più, però siccome è una compagnia innovativa, è una compagnia che è legata all'architettura, no? Che sono entrambe le discipline, sono quell'effort in più che si fa no matter what, no? E questo è un po' il casino che ci creò tutta questa roba qua. Comunque, senza entrare nel dettaglio, una cosa che era interessante era il fatto di modellare la costruzione dell'edificio, perché questo influenza al tempo stesso anche il design iniziale dell'edificio. E questa è un po' la slide che secondo me sintetizza il mio periodo a Londra, perché passai da più analisi. Heavy duty, no? Analisi FEM, analisi non lineari, più al dettaglio strutturale e a quello che si chiama construction administration nel mondo anglosassone, e quindi a come progettare delle cose che poi potessero essere costruite, no? Questi sono i ferri di armatura. Non ho detto che questo è un post tensioned o trigger. Ferri di armatura, i cavi di post-tensione e quindi la complessità che c'è nel progettare una cosa e poi doverla anche costruire, no? Quindi lì ho imparato un sacco di cose del genere. E qui c'è un motivational video che ho trovato su internet. Bene, questo edificio lo stanno costruendo adesso, è abbastanza complesso, ci vorranno tutti gli anni. Se vi andate a rivederlo, il cliente esterno che grande compagnia di costruzioni in e adesso più o meno si trova salendo e ho saputo l'anno scorso sì, alla fine dell'anno scorso hanno iniziato a costruire il primo degli hot trigger e non so, in un paio d'anni finirà. Un altro progetto che ho selezionato del mio periodo a Londra è sempre per legarlo a questa parte di progettazione, ma anche progettare per costruire, no? Non si può progettare quello che si vuole, ma si deve costruire poi alla fine. È questo edificio, questo museo in Polonia, a Varsavia. Di questo edificio ho fatto solamente la progettazione della facciata. L'architetto non è neanche SOM, l'architetto è un architetto di Londra. E scusa, New York, e praticamente voleva che la facciata dell'edificio fosse un getto unico di calcestruzzo, quindi una facciata in calcestruzzo a faccia vista, getto unico, quindi senza vedere giunti, giunti tra gli elementi. E per darvi un'idea, questi qua sono 50 metri per 150 metri di lunghezza.
Normalmente si devono mettere disgiunti ogni 30 metri, no? 30, proprio se, minimo ogni 30 metri, altrimenti gli elementi si spaccano. Quindi quando, cioè, no, quando l'architetto ci ha chiesto di fare una cosa del genere, mi ha detto come dobbiamo fare, no? Non è possibile questa cosa. L'unico modo per renderla possibile è se mettiamo sta facciata sopra una lastra di ghiaccio e la lasciamo fare quello che vuole, no? Se non ci sono constraints, se non ci sono supporti da nessuna parte, si può deformare per effetto termico, per effetto delle azioni, come vuole, senza craccarsi. Appena si mettono dei restraints, ovviamente si creano delle sollecitazioni e quindi si creano, si craccano. Quindi il problema è diventato: ma allora come facciamo a creare questa lastra di ghiaccio? Allora, siccome avevo un background di ingegneria sismica, nell'ingegneria sismica, quando si vuole disconnettere il movimento del suolo al movimento della struttura, si applicano delle cose del genere, se un rubber bearing, non so come si dice in italiano, un supporto in gomma, diciamo, che permette di avere differential movements tra la struttura e l'altro elemento che è la facciata. E quindi adesso con questo elemento qui tutta la facciata si poteva si può muovere e si muove in effetti di circa 5 centimetri per effetto delle deformazioni termiche sostanzialmente. Comunque abbiamo dovuto creare dei joints perché la geometria della facciata non permetteva di fare altrimenti, ma credo che la cosa, e questo è il modo in cui si muove, no? Queste sono le simulazioni che ho dovuto fare per vedere come si muovesse la facciata, ma credo che la cosa più importante, questi sono plot vari di distribuzione delle tensioni, ma questa è la slide credo più importante perché tutte queste analisi poi non servono a niente se alla fine non si possono costruire queste cose. E quindi spendiamo tantissimo tempo nella construction sequence di questi elementi, perché doveva essere un oggetto unico, no? Non si poteva costruire a pezzi, altrimenti si sarebbero visti i joints delle cassaforme. Anche per esempio, siccome è un pannello sandwich, no? Quando si fa il getto bisogna mantenere questi due pannelli legati, quindi di solito si mettono delle tie, degli elementi, delle cravatte, si chiamano qui in italiano, per collegare i pannelli, però dopo le vedi questi pannelli, quindi cosa fai? Beh, per esempio in quel caso utilizziamo delle fibre di vetro che quindi lasciavano un puntino piccolissimo nell'elemento di facciata e quindi non si vedevano queste tag. Quindi, diciamo, questo è un altro elemento che secondo me è importante. Sono cose che non si imparano all'università perché ovviamente non c'è il tempo di imparare tutte queste cose, però credo che nel percorso professionale non bisogna limitarsi a fare delle fancy analysis, delle analisi FEM con tanti plot di colori e cose varie. Ma bisogna sempre avere un occhio su come si costruisce, come si può costruire una cosa. Se non si può costruire, è inutile analizzarla assolutamente. Questo fu il mio ultimo progetto a Londra prima di trasferirmi all'ILEC. L'ILEC è l'Istituto per Lightweight Constructions a Stoccarda. E secondo me è interessante spiegarvi come ci sono arrivato all'ILEC. Praticamente questa è la tenda dell'ILEC, l'istituto di ricerca fondato da Faiotto, credo che Giulia ne ha parlato la settimana scorsa. E praticamente io stavo lavorando a SOM a Londra, felicissimo di lavorare lì, mi piaceva un sacco, però a un certo punto ricevo una chiamata da un mio amico che avevo conosciuto a SOM a San Francisco. Lui faceva l'intern lì, stava facendo la sua tesi col Politecnico di Milano. E all'epoca io ero un po' più senior, quindi l'ho aiutato a fare la sua tesi. E poi mi chiamò e disse: "Guarda, io adesso sto a Lille, che c'è un problema che non riesco a risolvere, mi puoi aiutare un'altra volta?" E trovò i funding, trovò i soldi e convinse il professor Sobeck a chiamarmi da Londra. SOM mi lasciò andare con un sabbatico e quindi mi trasferì a Stoccarda. E iniziai a fare ricerca su Functionally Created Concrete, quindi su in realtà su Topology Optimization. Praticamente, per farvi capire quello che facevo lì, era
questo è il classico esempio che si fa, questo è il femore di un essere umano, credo, o è un femore, è un osso, e si può vedere come in una struttura naturale il materiale si distribuisce secondo certi pattern che sono ottimizzati, no? Per avere massima resistenza con minimo peso, perché il femore te lo devi portare appresso quando cammini. E quindi si può pensare che si può vedere questo se si razionalizza, come il materiale si distribuisce lungo certe direzioni delle tensioni, delle forze, per avere una prestazione ottimale. Però l'idea che avevamo noi era più che altro prendere lo stesso elemento e pensarlo in maniera diversa. Questo elemento lo si può pensare come un elemento fatto di materiali diversi che hanno una diversa porosità, quindi questa parte qui si pensa come un altro materiale che ha una porosità più grande di quest'altro, che è più grande di quest'altro fino a che non sia una porosità zero. È lo stesso materiale, però come astrazione si può pensare fatto da diversi materiali. E la cosa bella è che col calcestruzzo si può fare questo. Basta cambiare il tipo di inerte o la quantità di inerti, questa è aerogel, per creare nello stesso momento più o meno calcestruzzi più o meno densi. Quindi si può andare da un elemento molto leggero e poco resistente a un elemento molto resistente però molto pesante. E soprattutto si può anche collegare a un discorso termico, quindi un elemento del genere ha una performance termica molto migliore di un elemento del genere. E quindi iniziamo a creare questi pannelli sandwich fatti con un gradiente, questa volta di materiale, quindi non c'è si vede un po' una netta separazione, però perché questo era un pannello sandwich per proprietà termiche, però in realtà si può creare un gradiente, quindi non si hanno problemi con differential shrinkage degli elementi. E la mia parte più che altro era nella modellazione, nella simulazione, nel come trovare questi gradienti, e iniziai a sviluppare questi topology optimization algorithm. Questo si chiama SIMP topology optimization. E in generale iniziai a sviluppare un software che permettesse di fare analisi di elementi strutturali con questa quindi trovare la distribuzione di densità all'interno degli elementi strutturali. Queste sono cose che già esistono, le riformulai all'interno di quello che dovevamo fare, e si possono ottenere elementi del genere. Questo ovviamente è una cosa diversa da quello che vi ho fatto appena vedere. Questo qui è fatto con sfere vuote di calcestruzzo, però è più o meno dall'idea che il materiale si può mettere solo dove serve, e dove non serve si elimina, così gli elementi diventano meno pesanti e soprattutto utilizzano meno materiale, quindi più economici. E si può portare a un livello molto più complesso. Questo è un'analisi fatta con il software che sviluppai lì, che poi venne utilizzato per fare per questo pavilion, l'Ossenstein Pavilion, fatta da Daria Kovaleva, un geniaccio, una ragazza molto 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 brava, grande talento. E quindi poi ci sarebbe da parlare anche di come è stato fatto, no? Questo frozen sand, che le cassaforme praticamente erano fatte con sabbia congelata che poi veniva fresata per creare le porosità necessarie, e poi la sabbia si scongela e rimane solo il calcestruzzo. Finita la mia esperienza a Stoccard, torno a Londra e di nuovo mi mettono in un grande progetto. Adesso sono un po' più alto di livello, sono senior engineer, e quindi inizio a fare progetti che sono più complessi. Diciamo, scendiamo come altezza degli edifici, ma incominciamo a fare grandi big developments, e inizio a lavorare sul Battersea, su Nine Elms Project. Praticamente questo qua è Battersea Station, c'è un grandissimo sviluppo real estate in quest'area qui, e SOM aveva il progetto di questi edifici qui, che sono 11 edifici, di cui 3 torri, e quindi inizio a fare
a gestire la progettazione di questi, edifici. E in questo caso qua la cosa che mi fa più piacere è il fatto che ho inventato, tra virgolette, un sistema strutturale che ho chiamato Stepping Blade Walls, che suona strano, però ora capite meglio che cosa voglio fare. Praticamente normalmente, come ho fatto vedere prima, gli edifici a torre hanno un core centrale che mantiene offre resistenza laterale. Questo edificio, siccome ha una forma, questi edifici, queste torri, avevano una forma particolarmente allungata, si pensò, quando si fece l'application per planning application, si pensò di inserire dei muri laterali per aumentare la rigidezza, no? Quello che feci io quando arrivai fu l'ottimizzazione di questo sistema con muri che diminuirono in spessore e in dimensioni con l'altezza dell'edificio. Per farvi capire meglio, questi sono i blade walls, questa è la pianta dell'edificio, no? Di queste tre torri, è la stessa pianta però su diverse torri. Questi muri laterali servono per aumentare la rigidezza. Quello che feci io fu applicare praticamente tutte le cose che avevo imparato all'IREC sulla topology optimization, sulla metodo di ottimizzazione strutturale di distribuzione delle masse, e praticamente passare da una cosa del genere a una cosa del genere, dove c'è un gradiente di distribuzione del materiale e quindi ci sono forti savings economici. E una cosa molto interessante che feci, questa l'ho messa più un po' così, però tutta questa ottimizzazione poi venne enhanced, no? Venne sviluppata ancora più in maniera più efficace con studi in galleria del vento. Quindi questa è una cosa che non avevo mai fatto in vita mia. Ovviamente queste cose non si studiano all'università, non le potrei mai studiare all'università, però alla fine sì, sono cose molto interessanti che se si lavora per una compagnia tipo SOM, una compagnia importante, o Arup o altre compagnie, ti permettono di fare. E in questo caso qua mi misero in contatto con l'ingegnere del vento che aveva fatto il progetto del Burj Khalifa, no, dell'edificio più alto del mondo. Questa è un'altra cosa, che quando si lavora per compagnie importanti poi si ha accesso a una serie di conoscenze, di network, di a me piaceva la cosa che potevo alzare il telefono, chiamare Nick Isomov per chiedergli come si faceva una cosa. A me ha sempre colpito. E questo è l'edificio finale, quindi questo era l'edificio iniziale, questo è quello dopo le mie ottimizzazioni. E praticamente grandissime quantità di concrete salvato, bla bla bla, tutte queste cose qui. Però c'è anche un video online è appena stato finito questo edificio, la struttura dell'edificio. Non sono potuto mettere il video perché problemi di copyright, però se volete andarlo a vedere, si chiama One Thames City, adesso hanno cambiato il nome. Ma la cosa più importante, secondo me, è che dopo tutte queste ottimizzazioni che ho fatto, cercare di risparmiare quanto più sfruzzano i muri, perché ho visto che il peso dell'edificio è il 75% del peso dell'edificio è nella struttura, no? Quindi volevo diminuire il peso della struttura, perché se ci pensate, in post-load praticamente siamo noi, quando facciamo l'edificio, c'è il progetto di un edificio. 5% del peso dell'edificio siamo noi, furniture, no, i mobili, tutto quanto, ma tutto il resto è peso morto. Secondo me è una cosa abbastanza, quando feci questi plot mi rimane, vabbè, ho sbagliato a fare qualcosa, e invece no, è effettivamente così. 75% del peso dell'edificio sta nelle strutture, però se si va a vedere, di questo 75%, il 50% sta negli slab. Quindi tutta quella roba che avevo fatto, che mi aveva speso 3 mesi, 4 mesi per fare tutta quella parte di ottimizzazione strutturale sui muri e sulle colonne, non serviva a niente, perché alla fine tutto il peso sta negli slab, nelle solette, e quindi il 40% in questo caso
ma in generale 30-40% del peso sta, e quindi della massa e del materiale, sta nelle colonne, negli slab. E quindi decisi di andare, di tornare a fare ricerca e di trasferirmi a Zurigo con la Block Research Group. E non so voi, ma quando mi chiamarono a Zurigo, questa era la mia immagine della Svizzera, no? Non molto. Poi incominciai a capire che la Svizzera era anche questo, no? Era la padre di Einstein, era la padre di, per gli ingegneri, la padre di Kuhlmann e di Ritter, quindi sono grandi ingegneri del passato, e anche ingegneri tipo Maillard o altri che Giulia studia, no? Insler, grandissime menti. E questo in realtà è Zurigo, un bellissimo posto dove vivere, se volete venire. Sono, e la cosa che mi colpì quando venni per l'intervista fu questa commistione tra natura e tecnologia. Questa, quando arrivai, vabbè, è una cittadina tedesca, bella, la natura, le montagne e tutto quanto, però poi questo è l'edificio dove lavoriamo noi tre che facciamo questi seminari. E questo è l'interno, queste sono delle immagini del repertorio che ha mostrato anche Giulia. Però questa è la cosa che mi colpì: quando arrivi all'interno per la prima volta nell'edificio, trovi quattro bracci robotici che stanno fabbricando qualcosa, e a fianco a te ci sono delle mucche che stanno mangiando l'erba. Quindi questa commissione di alta tecnologia e una alta qualità della vita che mi convinse di trasferirmi qui. E qui iniziai a studiare gli effetti delle costruzioni nel mondo, no? E questa non è che l'ho fatto io, sono cose conosciute, che il mondo delle costruzioni è uno tra i più inquinanti, una delle industrie più inquinanti al mondo, del pianeta, ma è anche, forse questo è un po' meno conosciuto, è l'industria che prende dal pianeta di più, e stiamo consumando tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. Per esempio, non abbiamo più sabbia per fare calcestruzzo, perché non possiamo prendere la sabbia del Sahara, dobbiamo prendere certi tipi di sabbia, e stanno cominciando a finire. Se si va in India, ci sono delle guerre legate all'harvest della sabbia. E poi progettiamo male, i nostri edifici non durano tantissimo, e quando li dobbiamo abbattere non sappiamo che farci, e tutto va a finire in discarica. In più, utilizziamo troppo, non solo in termini di materiale e di risorse, ma anche in termini di energia. E quindi queste sono quelle che chiamiamo le four forties, no? le quattro E delle costruzioni che motivano la mia ricerca. E tutto ciò non migliorerà nel futuro, no? Perché siamo, Covid permettendo, stiamo incrementando la popolazione. Si pensa che per il 2050 ci saranno 2 miliardi di persone in più al mondo, e queste persone in più al mondo vorranno avere un tetto sulla testa, no? E quindi le stime dicono che dovremmo ricostruire quello che abbiamo costruito fino adesso nei prossimi 30 anni per dare un tetto a queste persone. Quindi dobbiamo ricostruire tutto quello che abbiamo fatto un'altra volta, ma in 30 anni. E se questo non sembra tanto complicato, secondo me un ottimo esempio che Bill e Melinda Gates hanno fatto l'anno scorso è che praticamente questo equivale a costruire una New York City di nuovo ogni mese per i prossimi 40 anni. Questo è equivalente. Quindi pensare a una cosa del genere, se questo è Manhattan, no? Pensare di costruirla tutti i mesi per i prossimi 40 anni è una cosa abbastanza complicata, che è una challenge abbastanza elevata per la nostra industria. E la soluzione non può essere questa. Io sono stato in Tanzania, ho visto questi slums. Non possiamo pensare che questi 2.1 billion di persone debbano vivere in condizioni del genere. Quindi dobbiamo trovare un modo di costruire di più, con meno risorse, ma con più qualità.
E quindi questa è, diciamo, la motivation della mia ricerca, ma anche della ricerca di Alessandro, di Giulia e in generale del nostro ambiente di ricerca. Dobbiamo cambiare il modo in cui progettiamo le strutture, ma anche il modo in cui le costruiamo, perché queste due cose, come ho fatto vedere fino ad ora, sono collegate. E nel Block Research Group questa cosa viene tradotta in questi quattro punti, che è Strength of Geometry, Material Effectiveness, Computational Design e Digital Fabrication. Quindi noi pensiamo che la resistenza di una struttura non viene dal materiale, non viene solamente dal materiale, ma viene soprattutto dalla sua forma. Quindi qua di nuovo il fatto che la parte compositiva non è semplicemente una forma astratta che piace all'occhio umano, ma anche una forma che può avere una funzionalità. Material effectiveness, e questo è il punto che ho portato io nel gruppo, quindi sono particolarmente figlio, è semplicemente dire: non bisogna utilizzare il materiale giusto per la giusta applicazione. Se si fa una struttura tesa non si può utilizzare il calcio struzzo, se si fa una struttura compressa non si può utilizzare l'acciaio e così via. E poi soprattutto quello che cui puntiamo tanto sono computational design. Dobbiamo cambiare il modo in cui facciamo effettivamente la progettazione operativa delle strutture, e poi il modo in cui le costruiamo. Dobbiamo aumentare la digitalizzazione del settore. E una cosa molto importante che abbiamo nel Block Research Group è che queste ricerche non vanno mai perse nei paper, ma cerchiamo sempre di di applicarle nella pratica, no? E questa è un po', diciamo, la parte che mi affascina di più, questa ricerca e pratica professionale che vanno sempre collegate. E in questo ambito il mio contributo è sulla ricerca questo che si chiama funicular floor, che sono praticamente delle solette nervate non rinforzate, che permettono di abbattere del 70% la massa, quindi il materiale utilizzato, metà del carbon embodied, e la cosa forse più importante è che è 100% riciclabile, perché quando si rimuovono l'armatura, farò vedere, dopo è molto più facile riciclare l'elemento quando the end of life dell'edificio è arrivato, no? Se non credete che è importante, ogni edificio ha uno slab. Esistono degli edifici in cui rimuovi le colonne, come ho fatto vedere nell'edificio in Svezia, puoi levare le colonne, ma non puoi mai levare gli slab. Sono la cosa più importante e, ripeto, sono il 40% della massa dell'utilizzo di materiale dell'edificio. E come si fa questo? Come si può diminuire la massa? Queste sono cose che nella storia si facevano prima, perché prima non c'era, e qui Alessandro la settimana prossima vi farà vedere molto di più, perché è il suo core, ma nell'ambito della costruzione in muratura, quando non c'era tanta sovrabbondanza di risorse, si cercava di ottimizzarle. Questa è una foto del King's College a Cambridge, e questa è una volta, credo che sia 15 metri di span. Ma la cosa interessante, forse da far capire, è che se si fa il rapporto dello spessore di quella volta e la luce coperta, equivale a quello di una eggshell, di un guscio d'uovo. Quindi si possono fare cose impensabili, tipo costruire qualcosa tanto sottile che sta là da 100 anni, 150 anni. Si può fare, si faceva quando non avevamo i computer, quando non avevamo accesso alla grandi FEM models e così via. E come funziona? Praticamente funziona che ogni edificio ogni elemento strutturale che spanna tra due supporti cerca di resistere in bending, no? Al momento, però lo stesso carico si può resistere con una azione ad arco, però utilizzando molto meno materiale, perché adesso il materiale è utilizzato nella sua maniera più ottimale. Ovviamente bisogna reintrodurre un elemento teso per garantire l'equilibrio, e bisogna poi pensare che quando il carico cambia, perché ci possono essere delle live condition, no? Dei carichi live concentrati, bisogna quindi reintrodurre un po' del materiale, quindi si creano
quelle che sono le nervature, e se si fa questo discorso in tre dimensioni è un po' più complicato, ma il concetto è lo stesso. Quindi si hanno queste solette curve, quindi queste scelte, queste volte che prendono il carico distribuito, e poi si hanno delle nervature che servono lì per cercare di coprire anche gli altri casi di carico. Però una volta che si ottiene questa geometria, che è un po' più complicata, un po' più difficile da ottenere, poi si hanno grandi benefit, perché siccome ogni sezione è compressa, quindi non c'è il momento, si utilizza al massimo il materiale, quindi si può utilizzare meno materiale, si possono utilizzare materiali con meno cemento, quindi molto più ecosostenibili, si può aumentare la vita dell'edificio perché si rimuove l'acciaio, no? Quindi non c'è corrosion, e è più facile da riciclare. La domanda che mi viene fatta sempre è, questi edifici, queste solette sono in calcestruzzo, e il calcestruzzo sappiamo tutti quanti che è la cosa più brutta che è successa al pianeta negli ultimi 150 anni. In realtà questo è un po' falso, perché se si va a vedere quella che è l'embodied energy, no, la quantità di energia che serve al calcestruzzo per essere prodotto, è tra le più basse, questo è per unit mass, però tra le più basse tra tutti gli edifici, tra tutti i materiali di costruzione. E se si fa il rapporto con l'acciaio, c'è circa 30 volte in meno embodied carbon dell'acciaio nel calcestruzzo. Quindi il problema non è tanto nel materiale, ma nella quantità di materiale che utilizziamo. Quindi se si riesce riescono a sviluppare strutture che utilizzano meno materiale, possiamo utilizzare il calcestruzzo. E in più, eliminando l'armatura, si eliminano problemi come questo. Questa è durante la demolizione di un edificio, e questa avviene in ogni edificio, no? Queste sono immagini reali, e qualcuno mi deve spiegare come si fa a riciclare una cosa del genere, no? È una commistione di materiali diversi che è molto difficile riciclare, quindi non si ricicla. Ma perché non c'è questo cambiamento nel mondo delle costruzioni? Una delle possibili spiegazioni è una cosa del genere: no, ci sono persone che non credono che questo sia effettivamente un problema, un punto valido, più volte dimostrato essere falso. Però credo che il vero problema è che la ricerca che si fa non coinvolge tutti gli aspetti della progettazione, e quindi non coinvolge i designers, i contractors e i developers. E questo è il motivo, e su questi tre punti sto cercando di concentrare la mia ricerca, perché quello che faccio è creare sistemi di ottimizzazione per i designers, no, per gli ingegneri che devono applicare queste cose, dimostrare che questi edifici, che queste strutture sono code compliance, no, che rispettano i limiti di normativa, quindi per i contractors che devono assumersi il rischio, e poi quello che faccio oggi è sviluppare, quindi diffondere un po' di conoscenza, e quindi far sì che questi siano problemi che tutti quanti pensano essere problemi. Quindi la mia ricerca vada dallo sviluppo di algoritmi di analisi, che poi utilizzo nel processo di form finding di queste solette, test strutturali su queste solette in modo da capire effettivamente come funzionano, e poi nell'applicazione stessa. Questo è un progetto che abbiamo appena concluso il mese scorso, un progetto molto complesso, di cui il BRG, il Block Research Group, ha fatto sia il roof, il tetto di questo edificio, che come potete vedere due di questi funicular floors. Questo è il tetto. Magari Alessandro la settimana prossima, perché lui effettivamente ha fatto la costruzione, si è messo là a unire la CableNet, magari vi farà vedere qualcosa. Però questa già è una parte di una ricerca che abbiamo fatto al Block Research Group. Ma il mio contributo in questo edificio sono questi due funicular floors, quindi queste due applicazioni reali, a scala reale della mia ricerca,
che sono praticamente hanno questa forma. Questa è stata appena conclusa, quindi non ho tante foto, ma più o meno per darvi un'idea, questi sono circa 5 metri per 5, sono entrambi simili. E sono la particolare di questi funicular floors è che includono anche tutta la parte di MEP, quindi di plumbing, quindi di heating and cooling dell'edificio. E queste sono le formwork per i due floor, sono diverse. Una dei floor è fatto con un sistema molto più semplice, quasi tradizionale, vogliamo dire, mentre l'altro è in collaborazione con un altro gruppo di ricerca all'interno del nostro istituto che fa 3D printing e quindi utilizza sand printing, quindi queste sono casseforme fatte con sabbia praticamente, e c'è tutto un discorso dietro di ottimizzazione del heating and cooling dell'edificio, in cui non vado se volete fare qualche domanda. E questi sono appena dopo il demolding di questi slab. Vi ripeto, questo è successo un paio di mesi fa, poi per Covid non sono andato più, quindi non ho foto migliori, però pubblicheremo qualcosa a breve. Conclusions, così non vi annoio più. Quello che volevo fare con questa presentazione è far vedere come nell'ambito professionale si passa dalla pratica alla ricerca in maniera costante, no? Sia quando si lavora in un ufficio, sia quando si va a fare ricerca, come sto facendo adesso, in università. E credo che per darvi un'idea, dovete pensare che ci sono sempre, credo che la parte di ricerca è la parte interessante, no? Trovare il numero di ferri di armatura all'interno di una trave non è una cosa tanto interessante da fare, e questo è quello che fanno quelle che chiamo ordinary firms, no? Quello che fa uno studio di ingegneria tradizionale. Ovviamente non si può fare sempre ricerca all'interno di una pratica professionale, perché bisogna fare soldi, no? Non è una cosa cattiva da fare, però quindi non si può fare più research, però si possono fare research-led projects, no? Quelli che ho fatto io in tutta la mia professione con SOM, erano tutti progetti in cui avevo l'opportunità di fare innovazione. E poi quando si vuole fare più ricerca bisogna andare all'università. E volevo chiudere con una quote, perché bisogna sempre chiudere con una quote di Richard Feynman, che praticamente lui mise alla fine del report sul disastro dello Space Shuttle: se volete fare qualcosa che va oltre, no? Se volete fare una nuova tecnologia, in realtà dovete lasciare la pratica professionale, dovete andare nella pura ricerca, pura università, perché nature cannot be fooled. Quindi bisogna stare attenti, bisogna spendere molto più tempo. E questo, diciamo, conclude il mio intervento. Grazie Francesco, è stato ovviamente un seminario diverso dagli altri, mi ripeto, nel senso che è un'espressione che uso a conclusione di tutti i seminari, ma è inevitabile che è così, è inevitabile che siano diversi, e le anticipazioni che ci avevi fatto ieri e che ho cercato di riassumere molto molto in breve in apertura, in qualche modo alludevano a questo sorta di complessità, di intreccio continuo fra pratiche tecniche, magari molto in ambienti molto particolari, molto avanti rispetto a un contesto professionale, diciamo, di livello anche medio alto, e poi la ricerca che hai avuto modo appunto di fare in questi ambienti e successivamente nell'ambito del dottorale.
per questo ovviamente, proprio per questo, su questo duplicità, diciamo, che vi porta costantemente al tuo percorso, sicuramente fa che esso sia molto molto particolare. Quello che mi fa piacere rilevare è che sei finito dentro diciamo firm che ci hanno visti un po' in azione con il premio, non a caso Som UK è stato il nostro partner nella sesta edizione e probabilmente tu stavi lì quando noi siamo venuti in ufficio qualche anno fa a cercare di impostare, in quel caso con Matteo Abita, appunto l'edizione del premio attraverso degli amici italiani e dei colleghi ovviamente docenti da noi. E quindi non solo questo, aggiungo anche, diciamo, l'intervento, il seminario di Reale fatto in ottobre, novembre, lui lavora da ARUP, ti portava al form finding, quindi diciamo ancorché come esperienza circoscritta ad diciamo, progetto molto importante, ma ad un elemento di progetto assolutamente singolare e unico, comunque diciamo, come dire, la tematica era un po' quella che si ritrova nelle tue cose e nel caso tuo amplificata e diciamo diversificata su vari aspetti, comunque tutti concentrati sulle strutture. Questo è assolutamente interessante perché, diciamo, nell'intreccio, quindi c'è una moltiplicazione di situazioni, persone, contenuti, che chiaramente è quello che ricercavamo attraverso queste esperienze che stiamo portando avanti e che di fatto poi si realizza. Ovviamente tutto ciò si deve anche ai nostri giovani e valenti organizzatori che sono tutti i nostri vincitori delle prime 5 edizioni del premio, e quindi qui prendo lo spunto per lasciare la parola al nostro Andrea Benincasa, che è stato artefice di questa iniziativa svizzera, la prima delle due, la seconda credo che riusciremo a consumarla nell'alta primavera dopo quella di Rotterdam che abbiamo finito di mettere in piedi proprio ieri e che si terrà nelle prime 3 settimane dopo Pasqua. Quindi lascio la parola ad Andrea, poi come al solito a una conclusione della professoressa Dosone e poi Matteo cercherà di governare, spero, le numerose domande degli studenti e dei docenti, se mai ci fossero, e credo che più di qualcuno c'è presente oggi a questo seminario. Grazie ancora Francesco e lascio la parola ad Andrea. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie professore e soprattutto grazie a te Francesco, sono particolarmente contento di averti coinvolto in questa avventura dei seminari, perché penso che il tuo intervento oggi, la tua storia, sia in un certo senso perfettamente in linea con quelli che sono i principi che ci siamo posti come fondativi di questo ciclo di seminari. Mi spiego meglio, il tuo percorso mostra quanto un'esperienza possa essere variegata, a volte non lineare, fatta di ricalcoli, passi in avanti, cambiamenti, spostamenti, caotica a tratti, ma allo stesso tempo, secondo me, unita da un concetto che secondo me è alla base dell'approccio che in molti noi abbiamo, ovvero quello della curiosità, quello della ricerca continua di un nuovo stimolo. È questo quello che mi sembra sia la cifra del tuo percorso, il fatto di essersi mosso da esperienza in esperienza, sempre mosso dalla capacità, dalla volontà di uscire un po' dalla comfort zone, da un ambiente nel quale no, ci si sente già a proprio agio, si conoscono i pro, i contro, i metodi. E quindi dalla volontà di invece conoscere sempre qualcosa di nuovo, confrontarsi con qualcosa che non si conosce, con città nelle quali non si conosce, il che porta con sé, diciamo, una grande, da un lato una grande audacia, dall'altro appunto anche la ci mette a confronto con la capacità di confrontarci costantemente con qualcosa di nuovo. Penso che in un certo senso questo concetto sia, come dicevo all'inizio, in linea con
per come la vedo io, con l'idea di fondo che sta dietro l'organizzazione di questi seminari, ovvero la volontà di mostrare quanto questo percorso di laurea sia di fatto fondato su questa curiosità. È questo quello che io, il valore principale che io vedo in un corso come quello di ingegneria dell'architettura, ovvero la volontà, no, di, diciamo, mostrare la propria curiosità rispetto ad ambiti diversi. Come tu stesso hai citato più volte, in un corso come quello di ingegneria dell'architettura, i temi che si vengono a trattare, le discipline, i metodi di lavoro, la forma mentis con la quale ci si confronta è diversa, a volte contraddittoria, però quello, il valore di un corso di laurea del genere sta nel fatto di dare spunto, dare tantissimi spunti agli studenti, a noi, e aiutarci a, secondo me, abituarci in un certo senso a crescere, a formarci con questa mentalità di chi si confronta con temi ora propriamente compositivi, ora propriamente strutturali, ora tecnici e tecnologici. È vero, è impossibile creare un'esperienza che sia che vada a fondo a tutti questi temi. È impossibile, qualunque corso, qualunque esperienza professionale o di ricerca non riesce mai a toccare il fondo, però il concetto principale è quello di mantenere sempre questa curiosità. In tal senso che penso che il tuo percorso sia chiarissimo. No, è vero, il motivo per cui mi sono spostato tante volte è perché sostanzialmente mi annoiavo. Cioè, esatto. Esatto. No, ma è la verità, nel senso che arrivato a un certo punto diventa un po' noioso progettare una torre, è sempre la stessa storia. Una cosa che non ho detto all'inizio è che quando sono arrivato a San Francisco, che ero un intern, il mio supervisor mi chiama e mi invita a pranzo, no? E mi spiega il progetto che devo fare questa torre, quindi una torre 45 piani, cose complicatissime. Quando arrivi come un intern dall'università pensi. E poi io là ad ascoltare, bellissima. A un certo punto gli chiedo: vabbè, allora quando è che conosco gli altri, le altre persone del team? E lui mi fa: quali altre persone? Allora, 45 piani. No, siamo io e te, siamo due persone. Quindi là ho imparato che per fare una torre servono due persone, di cui una è un intern. Quindi, arrivato a un certo punto, dopo un po', queste cose diventano un po' noiose, nel senso che sono abbastanza standard. E quando cominciano a diventare noiose, nel mio caso particolare, ho deciso di fare dei cambiamenti. Questo è il motivo per cui sono andato girando. Sono sensazioni che secondo me conosciamo in molte, nei quali mi rivedo anche io in certi momenti del percorso che ho fatto fino ad ora. Ed ecco, insomma, ci tenevo a ringraziarti ancora una volta perché, ecco, penso che in tal senso il tuo intervento sia stato particolarmente pertinente all'interno di questo ciclo di seminari. Sì. Bene, quindi grazie ancora e a questo punto non so, passo la parola se ci sono altri interventi, se ci sono domande da parte dei ragazzi. Sì, io scusami se mi inserisco, lascerei per ordine delle cose una riflessione alla professoressa Tosone e poi effettivamente passiamo alle domande come sempre abbiamo fatto. Grazie Andrea, grazie Francesco ancora. Buongiorno, sono un po' confusa per diciamo, la ricchezza di questa presentazione e devo anche confessare che mi sono con una specie di pregiudizio legato alla breve presentazione. Immaginavo di sentire parlare di volume e quindi era un po' così turbante. Poi invece mi sembra che è il racconto
di un genere di architetto inquieto e brillante. Così è stata la sua presentazione, quindi mi ha immediatamente, diciamo, catturato e mi sono rassicurata e sentita più tranquilla quando, parlando già della prima parte del suo lavoro con le grid shell e la strutturale, con il confronto con il professor Pone, poi ha detto che, diciamo, subito immediatamente dopo l'interesse è nata la necessità di andare a cercare degli strumenti che lo rendono capite, quindi l'interesse e lo si tratta, diciamo, della parte strumentale. A questa parte di, diciamo, di rassicurazione, poi la lista della biblioteca di Berkeley mi ha praticamente messo definitivamente in pace con il mio iniziale pregiudizio. E quindi ho ascoltato, ho capito e compreso il titolo che aveva dato questa sua presentazione relativo alla ricerca in pratica. Perché, diciamo, con un percorso intenso, diciamo, e circolare, ha iniziato e ha scoperto dentro alla dimensione del progetto la necessità della ricerca nella sua prima occasione, poi invece a cercare invece, diciamo, la ricerca per il progetto e soprattutto il progetto per la costruzione in un continuo rimando di cose. Professoressa, non la sentiamo bene. Posso provare a spegnere la telecamera, perché diversamente non saprei come fare. Scusate, mi spengo e vediamo se migliora un po'. Va bene. Quindi non so da che parte, da quale momento non avete più sentito, va un po' meglio? Bene. Sì, sì, va meglio, nell'ultimo minuto, diciamo. Ah, vabbè. Quindi niente, dicevo solo che questa interpretazione del titolo è stata piena ed esaustiva, perché appunto è stato un percorso. Lui all'inizio ha detto che, diciamo, non ama la linearità, questo lo abbiamo capito, e anche questa sua dislocazione geografica riporta, diciamo, ad un continuo rimando di situazioni, però invece questo tema trasversale, appunto, della ricerca in pratica, cioè di questa dimensione in cui si parte dal progetto e si scopre che c'è uno spazio di ricerca per poi invece iniziare una ricerca e trovare una ricaduta all'interno del progetto e poi all'interno della costruzione di quel progetto, ha portato questa narrazione, diciamo, di Francesco ad una perfetta ricucitura, per cui l'ultima parte interessantissima in cui, diciamo, ovviamente la citazione del gotico ci ha almeno personalmente diciamo esaltati, e quindi questo ci ben predispone a quello che sarà poi il terzo seminario. Quindi io sono molto contenta di tutto quello che sta accadendo in questa nuova organizzazione che diciamo il cui spunto ci è stato offerto da Andrea e che mi sembra convincentissima sia per, diciamo, complessivamente per tutti quelli che possono essere all'ascolto di questi seminari, che siano appunto docenti, che siano, diciamo, studenti, che siano anche giovani laureati che possano appunto avere questo spunto legato anche alla disponibilità che Francesco ci ha dimostrato attraverso questo suo racconto di andare sempre a colmare anche quelle diciamo la scoperta relativa al fatto di non avere tutte le competenze ogni volta necessarie, e quindi, diciamo, dalla sua prima disponibilità appunto a colmarle attraverso il primo master e via via proseguendo e incrementando, diciamo, le sue competenze all'interno di questo racconto, che è appunto un racconto di una professione, diciamo,
breve nel senso di un giovane professionista e di un giovane ricercatore, che però mi sembra veramente molto densa, densa quanto diciamo quel materiale, che la densità di cui si è occupato a proposito del calcestruzzo. E quindi ti ringrazio e passo la parola a chi vorrà farti delle domande, sicuramente interessanti, e interessanti saranno le tue risposte. Grazie Francesco. Grazie. Grazie Alessandra, quindi con il solito schema Matteo, ma anche Andrea, se raccogliete le domande o chi di voi diciamo è preposto a farlo, e poi ovviamente si può interagire in maniera diciamo ampia sulle risposte, quindi ragionare su questi temi tra noi e tra chi oltre noi vorrà intervenire. Io so che c'è stata la professoressa Miranda fino a un certo punto, mi ha scritto, poi l'ho sollecitata ad intervenire, non so se è tra noi ovviamente ripropongo questa mia sollecitazione e comunque la estendo a tutti gli altri. Professore, penso che voglia fare una domanda al professor Gulli, che ha alzato la mano quindi nella piattaforma qui. Quindi... Ah, benissimo, grazie Riccardo, ti avevo sollecitato e mi sembra che questa sollecitazione raccolta penso che stia funzionando. Grazie. Sì, grazie Renato, vi parlo, siccome sono sul cellulare, quindi non accendo il video, anche per agevolare anche la connessione. Avevo piacere di fare però una breve considerazione più che una domanda, diciamo a corredo di quello che ho sentito e formulando ovviamente una mia opinione molto sulla validità e sull'utilità di questi seminari, per i quali ringrazio ovviamente chi l'ha organizzati e anche ovviamente i relatori come oggi, perché la relazione è stata molto interessante sia dal punto di vista dei contenuti che sulle modalità con le quali è stato esposto, anche una forma di maturità che ho apprezzato molto, quindi faccio i complimenti appunto a Francesco per questo. E volevo fare appunto solo una considerazione, perché mi rivolgo in questo caso più alla platea dei nostri studenti di questo corso di laurea, perché se dovessi sintetizzare in poche parole ciò che ho sentito, ovviamente appunto andando all'essenza, le parole che diciamo chiave sono state quelle della morfologia strutturale, cioè una ricerca che va soprattutto nel rapporto appunto tra forme e strutture, quella che generalmente ha questa come definizione. E l'altra parola chiave più volte utilizzata è stata ottimizzazione. Ottimizzazione ha varie ricadute, può essere variamente applicata e anche interpretata. In termini, diciamo, lati, generali, è, come dico spesso, un punto di sintesi tra l'efficacia e l'efficienza, cioè tra la volontà di raggiungere un determinato scopo e il modo col quale questo scopo viene raggiunto. E l'ottimizzazione è proprio al centro, io ho sempre sostenuto questo, degli obiettivi del lavoro dell'ingegnere rispetto ad altre figure. E, come dire, ha ricadute diverse, perché l'ottimizzazione significa appunto, in un caso, diciamo, come è stato esposto, una questione legata al dimensionamento, quindi un aspetto legato proprio all'oggetto, ma l'ottimizzazione è legata ai costi-benefici in senso lato, che siano economici, come abbiamo visto nella prima parte, che poi sostengono e generano anche la possibilità sia di avere una formazione personale, diciamo una carriera personale, sia ovviamente un ritorno per la company che deve farlo. L'altro, in senso più esteso, che sono le dinamiche vere oggi, sono quelle che espostano la parte terminale sugli impatti ambientali e tutto il resto. Volevo solo però evidenziare un aspetto. Nella relazione c'è stato un momento in cui, quando è passato da Londra in Germania, non mi ricordo adesso. Stoccarda, ok. L'ultimo progetto fatto a Londra per probabilmente l'architetto
newyorkese, se non ho capito male, sì, sul museo in Polonia. Adesso non sarò precisissimo, ma mi ha colpito perché è esattamente, come dire, nella mia visione, l'opposto di quello che ho detto fino adesso. Nel senso che lo sforzo che è stato fatto nel cercare di dare un senso a una richiesta che senso non aveva, ha portato in realtà a fare qualcosa, trovare una soluzione, che andasse contro natura. Diciamo così, adesso il senso lato lo metto tra virgolette natura, perché quella è l'altra questione fondamentale di chi si occupa, come sa benissimo, di morfologia strutturale, anche prima del computational design, che ha aiutato moltissimo in questa ricerca, ma da sempre ovviamente l'ispirazione è quella delle forme naturali come una sintesi quasi perfetta, no, di questa commistione. Bene, quello che volevo soltanto evidenziare è che pensare di fare una facciata monolitica, cosa che peraltro, diciamo, per alcuni aspetti era stata auspicata o agognata dai grandi costruttori della storia, che è possibile farlo in calcestruzzo armato, calcestruzzo cementizio armato, ho chiamato cementizio armato perché appunto è l'unico materiale che permette di solidificarsi in opera, rispetto agli altri, a parte fare i blocchi di pietra interi, è da questo punto di vista un'operazione del tutto iconica, ma priva di senso. Ed è quel passaggio che poi, e ho finito, è proprio sintetizzato nell'ultima slide, in quale ha messo il rapporto, la pratica con la teoria, la ricerca con la pratica, e cioè dell'obiettivo che poi ha tutto questo, nel senso che non può essere soltanto una formulazione astratta, ma in un senso e nell'altro, sia dal punto di vista strutturale, che non si vanno a fare soltanto modelli che sono una rappresentazione della realtà, ma talvolta del tutto estranea a quella realtà, sia dall'altra parte, ragionare per schemi che non hanno appunto un rapporto con la costruzione, come quello di pensare a una facciata completamente monolitica di 50 metri, che non ha nessun senso. Quindi questa era un po' la mia considerazione, quindi una domanda che volevo portare un po' a corredo e a supporto della bellissima presentazione che esposizione che ho sentito oggi, e per questo vi ringrazio. No, ma è vero, esattamente. Il museo a Varsavia, quella era più, mi è piaciuto farlo perché la challenge strutturale lì è elevata, no? Quindi è l'opportunità per me di risolvere il puzzle, no? Però effettivamente non ha alcun senso, no? Ed è completamente opposta a quello che faccio adesso, quindi è 100% spot on. Mi permetto di intervenire soltanto per dire che la professoressa Mirante credo che sia riuscita ad entrare nella conversazione, sì, e quindi magari le chiedo un intervento, visto che è riuscita appunto in questa difficile operazione, un po' per tutti noi in effetti, quindi se grazie. C'è… Sì, ci sono, mi senti? Sì, perfetto, grazie allora, siamo riusciti a… grazie a voi, perché mi dispiace, io purtroppo non sono riuscita a entrare con il codice, perché credo che essendo di un'altra università, ho l'impressione che ho bisogno del link, infatti con il link sono riuscita ad entrare. Comunque ho ascoltato tutto dal primo minuto, anzi mi scuso per non esserci stata la volta precedente e me l'andrò a guardare su YouTube perché ho capito che ho perso molto. Sono molto contenta di aver ascoltato Francesco Ranaudo e tra l'altro vi devo rivelare, l'ho scritto in chat a Renato, Francesco forse non lo sa, ma io sono la moglie di Sergio Pone, quindi è una cosa… È una cosa che è quasi comica, diciamo, perché l'ho sentito, cioè iniziare questo discorso e sentire parlare della Grigichel mi ha fatto proprio, come devo dire, l'ho guardato, cioè, ma che di chi sta parlando? E poi ho ascoltato. Ovviamente non ho nulla a che vedere con lui dal punto di vista, diciamo, cioè non ho nessuna competenza specifica su quelle cose lì, però come puoi immaginare, Francesco, diciamo, la mia casa è invasa e sono invasi da Grigichel e se ne parla ogni minuto. Tra l'altro Sergio è qui, ma purtroppo se n'è andato sopra, quindi gliel'ho detto comunque che era stato citato. Detto questo,
al di là delle battute, che però appunto sono quelle, diciamo, siamo un po' nella logica diciamo del tuo intervento, no? Cioè di come ci sono delle storie che poi per certi versi si incrociano formalmente, perché magari appunto siamo stati nella stessa università, tu ti sei laureato nel corso di laurea che io adesso casualmente potrei dire dirigo da un paio d'anni, però nello stesso tempo poi ci sono delle cose invece degli intrecci, degli incroci quasi casuali, che però sono altrettanto significativi talvolta di quelli invece più istituzionalmente definiti. E quindi questo è un primo punto che mi sembra, diciamo, congruente con questa, diciamo, col modo con cui tu ci hai raccontato questa storia bellissima e molto particolare, ovviamente straordinaria, diciamo, e tu sei chiaramente un soggetto particolare che probabilmente non può servire meccanicamente da esempio per i nostri laureati, perché è una storia molto, diciamo, singolare. Però ho l'impressione che pezzi diversi di ciò che tu hai detto invece sono molto utili, possono essere molto utili, e sono pezzi diversi che riguardano scelte di vita, che riguardano visioni di mondi, che riguardano interpretazioni, diciamo, del rapporto che può esistere tra un mestiere e la ricerca, ma che riguardano anche un modo di concepire l'esistenza, potremmo dire, no? La tua sorpresa di fronte al fatto di non trovarti di fronte a un team quando appunto l'ingegnere capo ti ha coinvolto, e la tua ricerca tutto sommato, no, del fatto di trovarti dentro un team, che è la condizione che stai vivendo adesso. E quindi, come devo dire, però probabilmente se tu non fossi passato per quelle cose poi non saresti arrivato a queste altre, eccetera eccetera. Quindi io, diciamo, spero che nell'intervento di chiusura che farò poi nel prossimo, diciamo, appuntamento di sabato prossimo, diciamo, io credo che, per quanto mi riguarda, non essendo io invece una che lavora per niente nell'ambito della costruzione reale, nell'ambito dell'impresa, nell'ambito delle compagnie, come le chiami tu, le companies, diciamo, quelle che noi chiamiamo probabilmente più imprese, non so, società, però è divertente questa idea che tu la chiami, cioè la traduci come compagnia. Perché in realtà poi forse il fatto che io non appartenga proprio a questo mondo, però mi consente forse di lanciare un messaggio ai laureati in ingegneria dell'architettura che per certi versi forse con maggiore chiarezza talvolta può intravedere le relazioni reali che ci sono tra quel momento di formazione, come tu giustamente sottolineavi, così particolare e così ristretto, in cui uno le cose le può appena vedere, e una modalità di pensiero che io dico essere ibrida, che è quella che invece ibrida, finalmente io ho usato questo slogan per il nostro corso di laurea, be hybrid, diciamo, con l'idea che questa parola hybrid, invece di essere come stato fino a un po' di tempo fa, quando il pensiero era di un certo tipo, più oppositivo che non compositivo, potremmo dire, era una parola in cui finivi che aveva un'accezione negativa, né carne né pesce, diremmo a Napoli, e invece per certi versi, e uso la reclame mi pare che della Toyota, diciamo, no? Che faceva capire come dentro questo hybrid ci fosse tante cose insieme, e diciamo un minimo di riflessione su queste cose e sull'aggiornamento di queste cose oggi credo che sia molto importante. Dico un'ultima cosa, Renato, scusami la lunghezza dell'intervento che doveva essere No, assolutamente, anzi, scusa, ci mancherebbe, Roberto. Ma mi ha proprio un po' entusiasmato. È meglio così, sono molto contento del tuo entusiasmo. No, quello che vorrei anticipare per certi versi è una parte del ragionamento che secondo me dentro la tua esposizione c'era, cioè da una parte per il tipo di esperienze che tu hai avuto, diciamo, il tuo lavoro sembra compreso ancora in un'idea di architettura, diciamo, come direbbe Jean Nouvel, molto architettura, no? Cioè le torri, gli edifici, queste cose, come devo dire, conchiuse. Però ho l'impressione che per le tematiche che invece hai aperto poi nella parte finale, noi ci potremmo muoverci, e credo sia uno dei destini possibili di questi corsi di ingegneria di architettura, da quando sono stati radicati nei dipartimenti di CEA in maniera più stabile. Io credo che l'incrocio con delle tematiche che sono tipiche di questi dipartimenti e che vanno oltre l'idea dell'architettura, diciamo, per andare in quello che Jean Nouvel chiama l'architettura meno architettura per certi versi, cioè più disponibile ad entrare in una logica di rapporto con l'ambiente e anche proprio di diventare anche un po' infrastruttura per la vita, oltre che essere, diciamo, struttura chiusa, definita e conchiusa. Io credo che sia un ambito molto interessante che tu in qualche modo hai aperto
facendo vedere l'incrocio delle tue ricerche con tutte quelle altre cose, no? A cominciare dalla galleria del vento e a finire con l'idea poi delle cassaforme fatte con la sabbia che appunto si perde, cioè, con delle ricerche che per certi versi portano forse anche questa figura ad assumere delle relazioni forti con altri tipi di ingegneria che non sono quelli immediatamente legati all'idile tradizionale, prossimi, o al civile tradizionale, e che secondo me sono delle strade molto importanti rispetto alla sensibilità attuale, soprattutto sulla questione ecologica, cambiamenti climatici e compagnia cantando, che portano la terra ad essere parte integrante del nostro lavoro, del nostro lavoro, diciamo, considerandoci dentro la terra e non come dei soggetti che la terra la dominano. Quindi questo credo che potrebbe essere, diciamo, una delle strade che comunque il tuo percorso indica. Grazie molto, comunque veramente è stato molto interessante, proprio l'ho seguito come un thriller, diciamo. grazie Roberta. grazie Roberta, mi fa piacere che ti sia trattenuto a lungo a riflettere sull'intervento del buon Francesco. Quello che volevo sottolineare provocatoriamente, sia per Roberta sia un po' per tutti noi, è che secondo me noi siamo, siamo quasi delle vittime di una condizione che il naturale e l'artificiale intrinsecamente riportano, che è proprio quella dell'essere per natura ibrido. Cioè, noi parlavamo di calcestruzzo, lui ci ha parlato di calcestruzzo fondamentalmente, comunque di strutture anche complesse, diverse per materiale, anche molto più artificiale, se vogliamo, tra virgolette, del semplice calcestruzzo, del calcestruzzo tradizionale, ma il calcestruzzo di per stesso è un materiale ibrido. E come dico io, ma molto ibrido, tanto è vero che ci siamo esercitati e gli strutturisti e i chimici della materia si esercitano nei famosi mix design, che sono risolutivi anche quasi sempre nell'ottimizzazione delle resistenze e del miglioramento di resistenza di queste strutture. Come dico io, è una cosa di cui, diciamo, su cui si tace: la resistenza del calcestruzzo la fa l'acciaio. Senza acciaio il calcestruzzo sarebbe quasi nulla, e la storia antica non riporta questa solo perché, diciamo, come dire, l'incertezza nel costruire portava a gioco forza al sovradimensionamento strutturale. Sovradimensionamento strutturale che, si badi, è anche tipico dell'ingegneria contemporanea. L'abbiamo visto nell'ottimizzazione anche molto semplice, se volete, che applica concetti molto molto semplici, delle torri che ci ha fatto vedere il buon Francesco, la rastremazione del core, tutto sommato è un'idea che riporta, cioè, abbastanza semplice per sua natura, e intrinseca anche nel modo di costruire degli antichi, no? E poi, diciamo, con tecnologie diverse. Quindi, di fatto, diciamo, l'expertise antico e le volte gotiche, in qualche modo, da lui fatte richiamate, riportano proprio a questo. Noi, tutto sommato, ci nutriamo di storia, non lo vogliamo ammettere, ma è così. Se lo facessimo meglio e con più attenzione, sicuramente inquineremmo di meno, dico io. Scusate un po' questo intervento a gamba tesa, ma mi sembra che ho approfittato delle riflessioni di Roberta e delle ultime parole pronunciate, delle cose che ci ha fatto vedere Francesco, oltre che delle riflessioni di Alessandra. Chiudo qui il mio intervento. Alessandro, la settimana prossima farà vedere esattamente questo, come tutto quello che facciamo in realtà lo stiamo rifacendo, solamente un po' meglio. Si spera almeno, quindi Alessandro farà vedere più come questi concetti del funicular floor vengono tutti quanti da conoscenze del passato un po' perdute, un po' adesso più attuabili, perché c'è digital fabrication, perché certe geometrie adesso si possono fare con senso del costo, quindi si possono riscoprire di nuovo, e quindi Alessandro lo farà vedere. Benissimo. Allora, inoltre a Francesco qualche domanda che viene dalle nostre chat, in particolar modo dalla chat di YouTube. Andrea Meneghetti ti chiede se la ricerca di leggerezza nei solai
potrà un giorno spingerci ad usare materiali distanti da quelli tradizionali? In particolar modo, Andrea, ecco, ti chiede se la tua ricerca è mirata anche a lo studio di materiali diversi, quindi rispetto anche al calcestruzzo, quindi altri materiali compositi, innovativi. Allora, la mia ricerca personale riguarda il sistema strutturale, quindi per me il materiale è una costante o una variabile che inserisco all'interno del processo. Ovviamente questo non significa che bisogna utilizzare calcestruzzo C2025 per esempio per fare un solaio tipo un cunicular floor. In effetti nello slab, nei due slab che abbiamo fatto, che ho progettato per, che ho fatto vedere, no? Quelli che ho appena finito, in quei due slab stiamo utilizzando un calcestruzzo riciclato che è frutto di un'altra ricerca, non legata a me o al Block Research Group, è una ricerca fatta dall'industria, in realtà da Holcim Schweiz, quindi un calcestruzzo riciclato che permette di abbattere notevolmente le emissioni di CO2, perché viene gran parte, circa il 51% mi sembra, viene dal riuso di altri, del calcestruzzo già utilizzato per altri edifici. Quindi quello che dicevo a un certo punto, parlavo di material effectiveness, no? So, di utilizzare il giusto materiale per la giusta applicazione. Da quello che faccio io, dalla mia ricerca, si spera viene la giusta applicazione, e da altre ricerche può venire il materiale. Quindi non è parte della mia ricerca, però qualunque materiale che si comporta bene a compressione, perché questo è un compression dominated, no, quasi pura compressione, un elemento quasi pura compressione, funziona, quindi si può inserire. Anteriormente, in questa immagine che c'è sottofondo, questo slab è fatto con sabbia. Questo è un 3D printed floor fatto con sand printed binder, eccetera. So, praticamente c'è una 3D printer che cioè, praticamente hai un letto di sabbia, una 3D printer passa con un nozzle e spruzza un binder, quindi una colla, diciamo, quando finisce il processo si rimuove la sabbia incollata rimane, e quindi questo slab è stato fatto così, ovviamente molto più piccolo, è circa 1 metro per 2, e quindi si può utilizzare una cosa fragile come la sabbia, che ha 2 MPa di megapascal di compressione, per fare uno slab che abbiamo testato e può portare l'equivalente, ovviamente scalato, di uno slab normale. Quindi nella mia ricerca non faccio ricerca sul materiale, però sì, si possono utilizzare nuovi materiali. Grazie Francesco, e ti faccio invece un'altra domanda che è una sintesi rispetto ad altre domande arrivate, e che diciamo in particolar modo mira su questo tema. Secondo te in quale tempo, ecco, con quali tempi poi l'industria potrà assimilare, diciamo, questi nuovi processi anche produttivi, e soprattutto anche qual è, diciamo, il beneficio poi economico che anche da parte dell'industria, no, deve essere preservato? Ovviamente la riduzione, per esempio, del materiale nell'ottica a volte, diciamo, dell'impresa o comunque di chi produce non è sempre, no, un beneficio. Allora, sì, nella prima domanda, quando si potrà vedere questo in effetti? Nel caso del funicular floor stiamo in realtà già adesso cercando di applicarlo. Già abbiamo fatto la prima applicazione a scala reale, che però è un'applicazione un po' particolare, quindi per esempio tutta la parte di formwork e di processo costruttivo è un po' bespoke, quindi un po' non è ottimizzata, è fatta per chi lo dobbiamo fare, quindi c'è tanto lavoro da fare lì, però stiamo già utilizzando questo, abbiamo quindi già fatto una scala reale e stiamo lavorando adesso su un progetto reale, quindi dove utilizziamo questa tecnologia in un progetto che sarà occupato effettivamente. E quindi
questo in termini di tecnologia, in termini di algoritmi di progettazione, questo è un'altra cosa che non ho fatto vedere, magari Alessandro può farla vedere la settimana prossima. Il nostro gruppo è molto attivo nella divulgazione di algoritmi della parte computazionale, no? Con questo framework che è chiamato Compass, che è un open source framework dove i ricercatori open source rilasciano le proprie ricerche, i propri algoritmi, i propri codici, che poi in una forma che è utilizzabile, perché molte volte questo non è tale, no? È una forma molto documentata, molto con esempi applicativi e cose varie, che poi possono essere utilizzate alla pratica, perché quello è l'obiettivo che ci abbiamo tutti. Io in particolare sviluppo quello che si chiama Compass FEA, che è la parte di modellazione a elementi finiti in questo Compass framework, ed è esattamente quello che abbiamo come obiettivo. L'obiettivo finale è che le aziende possano utilizzare questo open source free, non c'è nessun costo. E questo mi lega alla seconda parte della domanda: tutte queste cose che facciamo hanno un beneficio per le aziende. Allora, la prima cosa, la parte computazionale di ottimizzazione, quella ha un beneficio diretto, perché abbatte i tempi di progettazione. Volendo, diciamo, abbatte anche la human resources, no? Le quantità di esseri umani che hanno bisogno. Quindi c'è un diretto costo che mi spiace, mi sto levando il lavoro a me stesso. Però quindi c'è un costo diretto che viene eliminato. Però il punto fondamentale che ci tengo a fare è faccio un esempio. Nell'edificio, questo edificio qui, vediamo se lo riesco a trovare. Quello con l'Outrigger in Svezia, no? 200, questo qui. Questo edificio qui, questo Outrigger, normalmente per un edificio di queste dimensioni non bisognerebbe farlo in calcestruzzo, bisognerebbe farlo in acciaio. Se lo si fa in acciaio si eliminano tutti i problemi di differential movement, perché le giunzioni in acciaio si possono collegare alla fine del processo costruttivo. Ora, perché l'abbiamo fatto in acciaio? Il motivo, perché se lo si fa in acciaio costa molto di meno, ok? Al 99% delle aziende. Però l'azienda per cui abbiamo fatto questo edificio è un'azienda che è anche produttrice di calcestruzzo. E quindi per loro il costo aggiuntivo di farlo in calcestruzzo è molto minore del costo effettivo per altre aziende. Quindi quando si parla di costo è veramente difficile generalizzare, perché ambienti diversi hanno costi diversi. Se vieni in Svizzera, per un operaio prende circa 100 franchi all'ora, e quindi prende più di me, per farvi capire, quindi costruire qualcosa di complesso ci pensi due volte, perché dopo ti costa molto di più costruirlo, no? Quindi il costo è veramente difficile da fare. Quello che credo è fondamentale è il costo sull'ambiente. Quella è un'equazione che è facile da calcolare. La quantità di carbon, no? La quantità di embodied energy, la quantità di emissioni, di quanto fa male al pianeta, questo è abbastanza facile da calcolare ed è uguale. È una scala, non ci sono dollari, non ci sono euro, non ci sono pesetas, se c'è, ma è una quantità globale. Quindi credo che quello sarà il driver futuro, che spingerà le aziende a dover fare, credo già adesso, innovare in questi settori. Grazie Francesco, io non ho ulteriori domande da porti e a questo punto lascio la parola di nuovo al professor Morganti. Bene, grazie a tutti, grazie ai colleghi che sono intervenuti da Napoli piuttosto che da Bologna, quindi al professor Guglia e alla professoressa Mirante, agli altri che forse ci hanno seguito anche in questa occasione. Mi sembra di poter dire che questo sistema, questa messa a sistema di energie anche, diciamo,
ripartite su non solo sul nostro lavoro che le proponiamo direttamente, ma anche con la collaborazione delle altre sedi in cui è presente questo corso di laurea, sta maturando sempre di più. Ovviamente occorre un tempo, perché è inevitabile che le cose possano crescere ben e meglio strutturarsi solo attraverso le idee di tutti, un confronto e così via. E questo mi sembra che stia accadendo, è la dimostrazione anche della presenza in contemporanea sia del professor Gulli sia la professoressa Mirante, ne sia la più diretta dimostrazione, almeno riferita alla circostanza di oggi. Quindi io ringrazio loro, ringrazio tutti, ringrazio chi ha collaborato a questo ciclo di seminari, ringrazio Francesco che si è prestato, e speriamo che da cosa nasce cosa, e con questo motto vorrei chiudere, perché mi sembra che questo sia un fatto tangibile per noi tutti, e quindi con convinzione proseguiamo in questa direzione. E quindi dico a Roberta, che mi ascolta su questo punto, i cicli dei seminari ci saranno in tutta primavera, ci sarà dopo Pasqua, riprenderemo, l'ultimo sarà sabato prossimo, e saranno concentrati una volta su Rotterdam, come avevo anticipato un po' di mesi fa, e poi di nuovo torneremo in Svizzera, e qui ovviamente il buon bene in casa si dovrà da fare, altrimenti perderà il posto di lavoro, come io ho detto ieri sera. Chiaramente scherzo, però lui sa che contiamo su di lui, perché diciamo su quel fronte siamo un po' in difficoltà. In Svizzera non si trovano, cioè ce ne sono, per la verità, io sto pensando ad altre cose, ci sono molti allievi nostri che lavorano in SUPSI, anche dei milanesi e così via, però mi volevo riservare questo enclave, no? Che è diverso da quello dell'ETH, perché le SUPSI sono delle scuole, diciamo, superiori, chiamiamolo così, delle scuole tecniche, per avviare un'altra partita che si innesta su questo livello di formazione che un po' interagisce anche su questi contesti più, diciamo, diversi e più elevati dal punto di vista organizzativo e formativo, che però, diciamo, sono di uguale interesse, e poi ci vedono partecipi direttamente come scuola aquilana, e quindi cercheremo in tutti i modi di porli in essere nei prossimi mesi. Quindi io ringrazio tutti, saluto tutti di nuovo e vi auguro buon weekend per quello che resta. Ciao Roberta, ciao Riccardo, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie a te. Arrivederci. Ciao, ciao Alessandra. Buona giornata, arrivederci. Ciao Riccardo, ciao. Ciao, grazie mille. Ciao.